Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio di Noliotta di Licata, semifinale playoff tra Sant'Angelo Licata e Mussomeli. Chi vince tra queste due squadre avrà diritto ad accedere alla fase finale, proprio alla finalissima, per centrare la promozione nella serie superiore, che è appunto la promozione. Lancio in verticale, perfetto per Galluzzo, che si presenta a tu per tu con Totò Zarbo. Ed è grandissimo Totò Zarbo, permesso alla Sant'Angelo di ripartire, si crea un buco in mezzo, ne può approfittare Vecchio che però viene fermato, ma è ancora buon vissuto, sinistro, è la grande risposta da parte di Pelletteri, sinistro in controtempo da parte di buon vissuto. Azione che però continua con Vincenzo Pelletteri, che aspetta palla al limite dell'area, Mustafa lo anticipa e palla che viene fermata a pochi passi dalla linea. Questa Curella, verticalizzazione di Curella verso Pinto, la posizione è assolutamente regolare, Pinto ha un controllo sbagliato, però poi rientra palo e poi grande respinta sulla linea, Sant'Angelo due volte vicinissima al gol, vince Bonomo. Poi palla lanciata verso Mustafa, che si presenta a tu per tu con il portiere, Mustafa viene steso, attenzione, il signor Tilaro doveva prendere provvedimenti importanti. Grande occasione per la Sant'Angelo dal limite dell'aria, parte Pinto, finta di Pinto, palla per Cavaleri, gira il pallone e si inzacca all'incrocio dei pali, primo gol stagionale per Massimo Cavaleri, ma probabilmente stiamo parlando del gol più importante dai 16 metri. Massimo Cavaleri pennella il pallone all'incrocio dei pali e viene sommerso dall'abbraccio dei compagni della Sant'Angelo Licata. Pronto alla battuta Massimo Cavaleri, è arrivato il fischio del signor Tilaro, palla che spiove in aria, Bonomo da solo, cosa si è mangiato Vincenzo Bonomo, cosa ha divorato? Sorce che ha cambiato, il numero 4 Alessi che nell'ultimo... Attenzione a Mustafa, si coordina in rovesciata il nigeriano, battuto da Bonomo, perfetto il lancio per Pinto, entra in area, calcio di rigore, steso Andrea Pinto da Palumbo, lo aveva preso, gli aveva nettamente preso il tempo, cartellino giallo anche per Palumbo, calcio di rigore sacrosanto per la Sant'Angelo, la conclusione di Pinto, rete di Andrea Pinto, siamo arrivati al 35esimo minuto della ripresa e la Sant'Angelo raddoppia. Palla spedita in mezzo, Totò Zarbo deve impegnarsi, attenzione, rete di Reina, il Mussomeli accorcia le distanze e c'è anche cartellino giallo per Vetta. Gli atleti del Mussomeli, palla che spiove in mezzo da parte di Mussomeli, resta lì, mangia pane, il pareggio, e arriva il pareggio del Mussomeli su una palla sporca. Arriva il pareggio del Mussomeli, Angelo Vedda per la Sant'Angelo che prova ad impostare, trova bene Gaetano Curella che ha un controllo però difficoltoso, poi serve Mustafa, pazzesca la parata di Pelletteri, incredibile la parata di Pelletteri al 94esimo minuto con i piedi in controtempo su un colpo di testa di Mustafa indirizzato a rete, incredibile parata di Mustafa, è stato già battuto il calcio d'angolo, palla che resta lì, Mustafa. E stavolta sì, Mustafa arpiona il pallone, si presenta tu per tu e deposita in rete la palla della qualificazione della Sant'Angelo Licata. Non ci sono più dubbi perché proprio in questo momento arriva il fischio finale del signor Tilaro di Enna che manda le due squadre negli spogliatoi. La Sant'Angelo compie il delitto perfetto e al 95esimo minuto trova la rete con Mustafa.